Ciao ragazzi, oggi facciamo assieme i nostri spiedini di pollo all'arancia. Sono molto semplici da fare e li possiamo trovare questi ingredienti facilmente in casa. Basta avere delle briochine, pure dure, anche di qualche giorno, poi il nostro pollo, le nostre arance, specialmente queste sono siciliane di Ribera, della cipolla, passolini e pinoli. Ora andiamo col procedimento e comunque tutti gli ingredienti con il dosaggio lo troverete nell'articolo. Allora, prendiamo le nostre broscine e le mettiamo a mollo all'acqua per una decina di minuti, dipende quanto sono dure. Poi le strizziamo bene e le utilizzeremo come ripieno, come base per il nostro ripieno. Nel frattempo noi abbiamo messo a mollo al marsala la nostra passolina, perché così prendono questo sentore di marsala che gli dà un gusto in più ai nostri spiedini, i nostri pinoli tostati, della mentuccia, cipolla tritata rosolata, e li mettiamo tutti all'interno del nostro preimpasto, chiamiamolo, diciamo così in gergo. Mettiamo la nostra cipolla, passolini e pinoli. L'ho detto al contrario. Poi prendiamo la nostra arancia, prima riaggiungiamo la scorza, così non mettiamo solo il succo che dà il sapore, ma anche la scorza. Poi estraiamo il succo. E lo mettiamo all'interno della nostra farcia, del nostro ripieno. Impastiamo. È un piatto molto semplice, povero, ma gustosissimo. Mettiamo anche la nostra mentuccia tritata. E tra un po' facciamo i nostri spiedini, i nostri involtini, che poi andranno spiedinati e cotti in padella. Ci va anche un'aggiunta di caciocavallo, secondo me, però questa ricetta non la metterò, questa videoricetta, perché non tutti mangiano il formaggio. Allora, prendiamo le nostre fettine di pollo. Un pochettino del nostro ripieno e li chiudiamo. Una volta pronti i nostri involtini, li ungiamo con l'olio, perché li passiamo nel pane grattato, aromatizzato solo con un pochettino di origano, per dargli questo profumo mediterraneo. Utilizziamo olio evo siciliano, perché tutti questi prodotti sono siciliani. Lo passiamo nel pane grattato. Facciamo per bene. Adesso il nostro spiedino con una fettina di arancia, spiedino di pollo, foglia di alloro, rimettiamo il nostro spiedino e così via. Io li faccio a due, però voi potete fare gli spiedini pure più grandi. Mettiamo a riscaldare una padella antiaderente, un goccio di olio extravergine di oliva. Mettiamo a temperatura nella padella media, perché così non si bruciano all'impatto, e li mettiamo a cuocere. Mettiamo un tappo e aspettiamo la nostra cottura. Una volta che sono pronti i nostri spiedini, impiattiamo. E voilà, un goccio di olio sempre per terminare.
Ops. Ecco qua. I nostri spiedini sono pronti. Io nel frattempo, come faccio di solito, ne assaggerò uno e vediamo come è venuto. Vediamo com'è. Morbidissimo il nostro ripieno. C'è un bellissimo odore di arancia, profumo. Buonissimi signori, provate la video ricetta, provate questa ricetta, seguitemi ancora, lasciate un like e commentate se volete questo video. Ci vediamo.